Buongiorno, oggi voglio raccomandare un libro semplice e splendido che concilia col mondo, incoraggia a continuare a pensare che il mondo possa diventare migliore grazie al coraggio e all'impegno di chi nel suo piccolo fa quello che può e grazie all'impegno di chi poi ne riporta le tracce e le consegna con garbo e delicatezza alla poesia. Si tratta in questo caso di Silvia Vecchini, nata a Perugia nel 1975, scrittrice per ragazzi che pubblica da Bompiani. Questo prima che sia notte, nel 2020. È la storia di Carlo, un bambino disabile, sordo cieco, vede appena appena da un occhio, che a un certo punto deve affrontare una pericolosa operazione che rischia di compromettere definitivamente quel poco che vede. Il tutto è raccontato dalla sua premurosa sorellina, che cerca di assisterlo in tutti i modi, insieme al cane Lulu, che fa da cane guida. E ha un fidanzatino che lei riesce a trovare nonostante le difficoltà di rapporti indotte da questa situazione così difficile. L'autrice ha rischiato di nascere sordo-cieca e quindi è particolarmente sensibile a questa, che è una storia vera. È una storia raccontata in punta di penna con grande commozione. Alcune pagine, quando il bambino viene operato e non si sa se rivedrà ancora, se tornerà a recuperare la vista, sono scritte in inchiostro bianco su nero per evocare il buio che attende. Forse il futuro di questo ragazzo. Leggo una poesia proprio da questa sezione, la sezione nera. A casa mio padre dice che dobbiamo aspettare, mia madre non dice, insegna soltanto ad accarezzare. Ripete, il tatto è il primo dei sensi e l'effetto è più forte di quello che pensi. Tocco le mani di mio fratello, le spalle di mio fratello, il viso di mio fratello, i capelli di mio fratello. Lui segna con le mani il mio nome. Non mi vede, però mi riconosce. Ci crede. La LIS è molto importante in questo libro, alla fine vengono raccontati tutti i segni della LIS, l'alfabeto preferito da questa ragazzina Emma che ne è protagonista e fortunatamente alla fine le pagine tornano bianche e torna la luce. Buona lettura, Silvia Vecchini, prima che sia notte, Bompiani.